Se volete avere gratuitamente tutti i nuovi veicoli da DLC Mercenaries insieme a aggiunte di denaro, io ho preso MK2, veicoli più costosi del gioco, tutte le proprietà modificate al massimo e tanto altro nel vostro account personale, oppure account moddati con miliardi in banca e corsa moddata per tutte le piattaforme a prezzi tracciati in tutta Italia, potete contattarmi nel numero di contatto in descrizione come Telegram oppure Instagram. Salve a tutti ragazzi e benvenuti e bentornati qui nel mio canale, io sono Crix. Oggi ragazzi sono qui finalmente, signori miei, ritornato con un nuovo video su GTA 5 Online. Oggi ragazzi sono qui in cui, come avete letto dal titolo, vi mostrerò l'evento del Cerberus Fantasma, evento rilasciato con il DLC di Halloween. Per chi non lo sapesse, Halloween si sta avvicinando su GTA Online e Rockstar Games, come gli anni precedenti, ha rilasciato nuovamente gli eventi in free mod che si possono attivare, come per esempio l'evento dell'auto fantasma, l'evento degli slasher. Quest'anno inoltre Rockstar Games ha rilasciato due nuovi eventi, ovvero la caccia ai fantasmi e l'evento degli animali posseduti, che funzionano un po' come l'evento degli slashers, di cui, se non sapete di cosa sto parlando, vi lascerò un video nella descrizione qua sotto. Oggi vi mostrerò con questa piccola guida come attivare questi eventi che quest'anno abbiamo disponibili. Ho già realizzato dei video a riguardo di questi eventi del DLC di Halloween, vi faccio solamente le guide sugli eventi che non ho caricato. E oggi quindi ragazzi partiamo con l'evento del Cerberus Fantasma. Insieme all'auto fantasma, Rockstar Games, sempre con il DLC di Halloween, quindi eventi free mod a tema Halloween, ha nuovamente reintrodotto anche questo evento del Cerberus Fantasma, che in parole povere è semplicemente un evento che si attiva però stando all'interno dei veicoli di esportazione raro dell'auto officina. A differenza dell'auto fantasma, in cui l'auto fantasma può spawnare in qualsiasi punto della mappa seguendo dei determinati requisiti, questo evento invece si attiva solo ed esclusivamente quando praticamente voi state cazzeggiando per la mappa, vi compare un puntino blu, e se questo puntino blu è un veicolo di esportazione raro dell'auto officina, quindi per fare ciò dovrete aver acquistato l'auto officina e dovrete averla allestita, quindi dovrà essere in funzione, ecco, se questo pallino blu sarà praticamente un veicolo da esportazione raro, avrete la possibilità di praticamente incontrare questo camion fantasma barra camion assassino, insomma chiamatelo come volete, che cercherà in tutti i modi di distruggervi e di annientare. Pertanto signori miei, prima di cominciare, sapete già cosa fare, mi raccomando lasciate il vostro mitico bel pollice in su a questo video che a me fa veramente tanto piaciuto, mi raccomando iscrivetevi al canale per altri contenuti se non l'avete ancora fatto. Prima ancora di iniziare ragazzi, vi informo che finalmente ho creato anch'io un canale su WhatsApp, proprio come su Telegram, in cui praticamente posso scrivere messaggi e voi iscritti potrete visualizzare. Quando per esempio vi informo che ho caricato un nuovo video, come in questo caso, potrete cliccare sul link, vi porterà direttamente all'applicazione di YouTube o di TikTok in base insomma al contenuto e la piattaforma dove l'avrò caricato. E insomma ragazzi, grazie a questo canale, quindi mi raccomando entrate, cosa molto importante, link in descrizione, resterete sempre aggiornati e vi comunicherò in tempo reale tutto quanto, quindi mi raccomando, ripeto, link qua sotto nella descrizione. Detto questo, direi che ho parlato fin troppo, quindi signori buttiamoci subito nel vivo del video di oggi. Andiamo quindi a vedere come si attiva sto benedetto camion fantasma. Breve recap sui veicoli di esportazione raro: praticamente sono dei veicoli che compaiono a caso in diversi punti della mappa, vi lascerò la mappa dove poter far spawnare questi veicoli qua sotto nella descrizione. Nel raggio di 200 metri dalla zona di spawn di questi veicoli dovrebbe spawnare questo camion fantasma, che praticamente è un evento che si attiva solo ed esclusivamente dal momento che salite all'interno di questi veicoli di esportazione raro dell'auto officina. Ovviamente per attivare questo evento ci sono dei requisiti e sono i seguenti che state leggendo in questo momento del video. Lo screen ragazzi l'ho preso dal video in cui vi ho informato e vi ho parlato e vi ho mostrato tutti gli eventi che quest'anno abbiamo disponibili in GTA Online con il DLC di Halloween. Praticamente ragazzi i requisiti sono gli stessi, quindi anzitutto dovrete stare all'interno di una sessione qualsiasi, però dovete trovarvi in free mod a piedi oppure in un veicolo che non sia un veicolo militare, come per esempio la PC, la Stromberg, la Vigilante, la Deluxe, l'Oppressor MK2. Ecco, se volete attivare questo evento del Cerberus, non, sottolineo, non usate questo tipo di veicoli, usate veicoli super oppure sportivi oppure semplicemente delle moto qualsiasi che insomma non hanno la possibilità di essere armate. Inoltre devono passare almeno 16 minuti di vita reale dal momento che sarete entrati all'interno di una sessione, quindi se per esempio entrate nella sessione, che ne so, alle 10 di sera, ok, quindi orario 22 di vita reale, alle 22:17, quindi un minuto dopo i 16 minuti sempre di vita reale, potrete cominciare a
appunto cercare questo evento. Vi basterà recarvi in un qualsiasi punto della mappa dove possono spawnare questi veicoli esotici, insomma, da esportare, di cui troverete la mappa qua sotto nella descrizione. E se avrete la fortuna, nelle vicinanze di questo veicolo, dal momento che ci salite sopra, spawnerà questo Cerberus che tenterà in tutti i modi di ammazzarvi. E ovviamente dovrete avere l'autofficina acquistata e allestita, in modo che potrete cominciare a fare la vostra ricerca dei veicoli esotici, che sono semplicemente dei veicoli che compaiono a caso, insomma, nei diversi punti di spawn, che dovrete semplicemente consegnare al porto per ricevere dollari e RP. Quindi, insomma, questa è la sintesi. Quindi mi raccomando, stare in sessione in free mode, quindi non all'interno di proprietà, ma stare a piedi in un qualsiasi punto della mappa, oppure con veicoli super o sportivi, e devono essere passati almeno 16 minuti da quando siete entrati in sessione. Potrete stare in una qualsiasi sessione, non ha importanza. L'evento si ispira ad un film horror chiamato Duel del 1971, prodotto da Steven Spielberg, in cui praticamente in questo film c'è un camion appunto fantasma che tenterà in tutti i modi di uccidere e annientare i protagonisti del film. Ecco, proprio come quindi in questo film, i giocatori si ritroveranno alle calcagna un camion che cercherà di annientare e distruggere i giocatori mentre sono a bordo di un veicolo della lista dei veicoli esotici, insomma, i veicoli rari dell'auto officina. Comunque state tranquilli, perché anche se non avete un'auto officina o non avete ancora, insomma, sbloccato la lavagna dei veicoli di esportazione raro, potete ugualmente far partire questo evento. L'importante è essere all'interno o comunque tra le vicinanze, ecco, del veicolo raro che teoricamente dovreste esportare per la vostra auto officina. Quindi come funziona l'evento? Funziona in questo modo, ossia, una volta che voi sarete andati, insomma, al punto della mappa dove può spawnare un qualsiasi veicolo raro dell'auto officina, ci salite sopra e se avrete rispettato tutti i requisiti precedentemente detti, spawnerà magicamente un Cerberus che appunto tenterà di assassinarvi. Questi sono i punti della mappa dove potete far spawnare il Cerberus. Semplicemente salite sul veicolo da esportare e pam, ci sarà appunto il Cerberus che tenterà di insomma inseguirvi, distruggervi e annientare il vostro veicolo. Quindi praticamente, insomma, diciamo che vi impedirà di farvi consegnare il veicolo al porto. Ovviamente il Cerberus sarà distruttibile, però solo dopo che voi sarete entrati all'interno di un veicolo da esportazione raro dell'auto officina. Questo perché, come state vedendo, insomma, dalle clip, finché voi non entrate all'interno, insomma, del veicolo da esportare dell'auto officina, il Cerberus sarà fermo lì a farsi i cavoli propri. Dal momento che voi salite nel veicolo, pam, questo si attiva e cercherà appunto in tutti i modi di annientarvi. Per capire come, quando e se sarete riusciti a, diciamo, trovare l'evento, prendete come punto di riferimento la mappa con tutte le diverse zone di spawn del Cerberus, che vi lascerò qua sotto nella descrizione come punto di riferimento. Basterà quindi recarsi in una di queste zone, insomma, a seconda della zona che volete utilizzare, dove c'è un'alta probabilità di far spawnare il veicolo di esportazione raro dell'auto officina. Insomma, avvicinatevi al punto di spawn e se sarete fortunati il vostro radar vi indicherà un puntino blu sulla vostra mappa, quindi il vostro radar praticamente farà un piccolo flash e poi vi comparirà un puntino blu che state vedendo in questo momento del video. Da qui vi basterà semplicemente avvicinarvi e se praticamente il puntino blu corrisponde ad un veicolo, quindi vedete un veicolo modificato come per esempio quelli che state vedendo nel video, allora al 90% dei casi dovrebbe essere il veicolo da esportazione raro. Quindi semplicemente prendete come punto di riferimento una delle zone di spawn del Cerberus, ok? Quindi girate per quella zona, se vi compare il cerchio blu, insomma il cerchiolino blu sulla vostra mappa di gioco, avvicinatevi e se ci sarà un veicolo modificato, al 99,9% dei casi dovrebbe essere il veicolo di esportazione raro dell'auto officina. Da questo punto quindi vi basterà semplicemente guardarvi intorno, se vedete un Cerberus fermo, quindi appunto un camion che sta fermo, allora significa che nel momento in cui salirete all'interno di questo veicolo da esportare per appunto
appunto portarlo al porto per incassare soldi ed RP, l'evento si attiva e il Cerberus tenterà di fermarvi o comunque insomma di ammazzarvi in tutti i modi esistenti. Logico che se Pecolo spawna per esempio in un punto inaspettato, vi guardate intorno, non vedete nessun Cerberus, purtroppo vuol dire che in quel caso l'evento del Cerberus non può spawnare, ma la stragrande maggioranza dei punti di spawn del Cerberus, questo si attiva nel momento in cui salite all'interno del veicolo. Dal momento che quindi sarete all'interno del veicolo potrete decidere voi cosa fare, quindi se insomma fregarvene e consegnare la macchina oppure giocarci, trollarlo, fare quello che volete insomma. Purtroppo non si attiverà se non salirete all'interno del veicolo, ma si attiverà solo ed esclusivamente dal momento che salirete nel veicolo esotico insomma da esportare dell'auto officina. Potrebbe anche smettere di funzionare pure dopo 5 minuti di inseguimento, insomma questo Cerberus è un po' scriptato, vi devo dire la verità, mi è capitato, come state vedendo, che si impigliava in punti a caso, cosa molto importante, chiaramente se andate a morire il Cerberus andrà a despawnare. L'evento da consegnare dell'auto sarà sempre attivo, questo sì, però potrete giocare con questo evento solo finché non andrete a morire, quindi se per esempio dovete scendere dal veicolo e vi trovate il Cerberus alle calcagna, questo vi prende e vi ammazza, questo andrà a despawnare proprio come gli altri eventi del DLC di Halloween che abbiamo disponibile in GTA Online quest'anno. Il Cerberus si fermerà e smetterà di inseguirvi e anche se andate lontanissimi, questo comunque vi comparirà magicamente in un punto inaspettato, insomma, quindi in un certo senso si andrà a teletrasportare letteralmente. Alla fine è un semplice evento in cui trovate il veicolo, ci salite sopra, il Cerberus si attiva, potrete o seminarlo, quindi consegnare il veicolo al porto e fregarvene, oppure più semplicemente diciamo trollarlo in qualche modo oppure provare a distruggerlo. Chiaramente finché siete all'interno di un veicolo questo non potrà ammazzarvi, se non insomma finché il veicolo non si andrà praticamente a cartocciare come una lattina, però potete stare tranquilli perché finché siete all'interno del veicolo questo non potrà ammazzarvi, quindi potete giocare con questo evento tutto il tempo che volete, come insomma state vedendo dalle clip. A volte può anche capitare che per esempio, come in questa clip, no, mi trovavo qui praticamente vicino all'ammunition da questa parte della mappa, mi sono guardato intorno però non ho visto il Cerberus, invece dal momento che sono salito sul veicolo, bam, mi è arrivata ragazzi una botta da questo Cerberus che mi ha fatto sobbalzare in aria e insomma, quindi a volte controllate per bene la zona dove c'è questo veicolo da esportazione. Al 90% dei casi il Cerberus dovrebbe spawnare, specie in questo periodo che c'è il DLC di Halloween. Ovviamente non demoralizzatevi subito se non vi spawna, perché comunque ci vuole un po' di pazienza e ci vuole un po' di tempo. Il consiglio che posso darvi è quello di stare all'interno della sessione, far passare 16 minuti e iniziare a cercare il vostro veicolo. Quindi andate di punto in punto nella mappa dove potete far spawnare i veicoli di esportazione raro per capire dove questi spawnano. Seguite appunto la mappa dello spawn del Cerberus che vi lascerò in descrizione, che vi ho messo anche in sovrimpressione nel video. Di punto in punto andate qui e se vi compare appunto il puntino blu insomma del veicolo da esportare, avrete la possibilità, ecco, di giocare questo evento. Detto questo ragazzi miei, quindi nulla, questo video si conclude qua, io spero abbiate apprezzato, se così è stato mi raccomando lasciate il vostro mitico bel pollice in su a questo video che a me fa veramente tanto piacere, mi raccomando iscrivetevi al canale per altri contenuti se non l'avete ancora fatto. Io signori vi saluto, vi ringrazio, link di tutti i miei socials qua sotto nella descrizione. Vi ricordo che se volete provare tutti i contenuti del DLC di Halloween ma non avete soldi nel vostro account, link del mio shop qua sotto nella descrizione per account moddati oppure aggiunte di denaro presso l'MK2 nel vostro account a prezzi stracciati con consegna in giornata, oppure appunto account moddati con miliardi, corsa moddata, completi moddati, rango moddato e quant'altro per tutte le piattaforme, anche questi a prezzi stracciati, consegna immediata dei dati, link appunto del mio shop qua sotto nella descrizione. Detto questo boys, nulla, io vi saluto, vi ringrazio, non aggiungo altro e niente, quindi insomma che altro dire, qua da Grix è tutto, io vi saluto, vi ringrazio e noi come al solito ci si becca con un prossimo video, prossima live o un prossimo glitch. Bella voglio!